chi ha bisogno di tanta attenzione. È un comune, un grande comune della provincia, un comune importante dal punto di vista economico, sociale, culturale. È un comune che ha anche pagato un prezzo veramente molto alto, per un prezzo di sangue. Suoi figli, due suoi figli migliori e un terzo, voglio dire, suo malgrado, colpiti tanti anni fa, ma quel sacrificio è ancora attualissimo, colpiti nel bene più prezioso che è la vita. Quindi è un comune dalle mille facce, dove credo che ci sia il meglio e purtroppo c'è anche il peggio. Noi abbiamo cominciato a parlare di questo strumento pattizio che sicuramente non ha un qualche cosa di miracoloso, è qualcosa che adesso io poi magari farò qualche considerazione un po' più specifica. Nel mese di marzo, quando ci sono stati tanti eventi assolutamente negativi, sia anche da un punto di vista di criminalità spicciola, ma anche di cose ben più significative. E poi insomma, questi procedimenti sono procedimenti anche un po' complessi, che vanno comunque anche passano dal centro, quindi si è perso un po' di tempo. Quindi io ho comunque ritenuto, nonostante che siamo appunto in campagna elettorale, di chiudere questo percorso per ovviamente cominciare l'altro, che è quello dell'attuazione. Nel frattempo a Caricattì sono successe tutta una serie di altre cose. Io ho qui tante segnalazioni delle forze dell'ordine, della questura, dell'arma dei carabinieri, ho anche tanti articoli di stampa che danno l'idea di una città certamente che ha veramente tanti problemi. Allora, un ringraziamento va al signor prefetto, che ha voluto fortemente che questo protocollo d'intesa venisse firmato direttamente presso il comune di Caricattì. Ciò significa che a livello istituzionale la presenza è importante, con tutte le varie presenze, se non solo del signor prefetto, ma anche del signor questore, del colonnello dei carabinieri e del colonnello della finanza, nonché anche in rappresentanza del provveditorato degli studi di Agrigento, anche da parte della Chiesa, con la presenza di Don Morgante, che è vicario foraneo di Caricattì. Ciò dimostra il fatto che la collaborazione c'è sempre stata, continuerà ad esserci, per cui dico, come diceva già lei poco fa, è un progetto innovativo, perché parte un progetto di Caricattì Sicura per 2 anni, perché la presenza significa, è importante, perché al momento in cui si vede qualcosa, si vede il carabiniere, si vede la Guardia di Finanza, si vede la Polizia di Stato in mezzo alle strade, di cui così com'è, che io faccio un applauso a loro di come loro sempre si prodigano per dare la sicurezza ai nostri concittadini, il fatto stesso è quello che con la presenza sicuramente ci darà un aiuto, una collaborazione, così come c'è stato, perché da parte dell'amministrazione comunale c'è stato sempre una sinergia con le varie forze di polizia, nonché con la prefettura di Agrigento, che è sempre stata vicina all'amministrazione comunale. È lodevole l'iniziativa, quella di cercare sempre di essere presente sul territorio per quanto riguarda questo progetto di sicurezza, per quanto riguarda anche le varie problematiche che attanagliano la comunità di Caricattì, sia nel mondo giovanile sia in diverse realtà, che purtroppo sono delle problematiche che vanno veramente affrontate, anche con, non solo con la grande collaborazione con le istituzioni, ma soprattutto la Chiesa è impegnata proprio a realizzare questi progetti che sono lodevoli.